Essere è poter fare memoria, ricercare tracce mnestiche, rivelarne la persistenza nella mente. Il mio proposito è oggi quello di cercare i confini personali del ricordare seguendo un non schema. La immagine visiva di un mio quadro del periodo Altre Tracce, 1960. Adiacenza tra immagine e memoria. Il passato ci si presenta come immagine quasi visiva. Tracce, altre tracce conducono alla affezione dalla quale le immagini derivano. Irrilevanza della cosa ricordata. Non importa la cosa, ma l'atto di poterla o averla potuta ricordare. Potuta perché voluta. È possibile ricordare manipolando, agendo sul, il tempo, mediante il solo atto di elencare, archiviare. La immagine parla, si dichiara, fa data, con tendenza all'infinito. Questo era ieri. Le immagini ricordate hanno come una coda, una scia, come una scia nell'acqua, leggerle manovrando nello spazio della loro scia. La memoria si avvale di nessi che collegano analogie e similitudini. Dal ricordo di una persona, di un luogo, di un evento, la memoria deriva in modi individuali, con risultati non sempre prevedibili o positivi. Un nome di persona ricordato può impedire il ricordo di un altro nome, non solo suggerirlo. Ricordare un nome appartiene a un momento particolare del ricordare, momento del recupero personale di qualcosa dal nulla del dimenticato. Il nome riaffiorato dal dimenticato porta con sé un qual stupore, come se noi non l'avessimo mai saputo, unito al disappunto di constatare che lo sapevamo invece perfettamente, pur avendolo dimenticato. Come possiamo dare un volto a un nome? Come possiamo ricostruire la immagine di un luogo o di un evento? Se disponiamo di una fotografia, la soluzione è ovvia. Altrimenti, il nostro occhio interno deve vagare nell'archivio visivo della mente che gli offre un automatico e approssimativo schema di montaggio per adiacenze, sovrapposizioni e analogie parallele. L'esito è imprevedibile e comporta la maggior difficoltà nella ricostruzione dell'aspetto fisico, volto più corpo, della persona a cui quel nome appartiene. Più facile ricostruire luoghi ed eventi partendo da scene più ampie, in senso geografico, temporale, e proseguendo con una specie di zoom della volontà di mettere a fuoco l'oggetto. Soccorre in questi casi il ricordo eventuale di elementi sonori o olfattivi, ma anche il sopravvivere aggiuntivo e a sé di memorie meteorologiche. Caldo, freddo, pioggia, neve, vento, eccetera. Ricreare l'immagine di un evento sembra più facile se l'evento ci ha coinvolto emotivamente, radicandosi nella mente in modo affettivo, agendo cioè con meccanismi analoghi a quelli che comandano i riflessi. Immaginiamo l'occhio interno come un occhio che guarda e tenta di leggere nel buio stesso della palpebra chiusa dove appaiono retini grafici e labili tracce luminose. Ricordare per elencare, ovvero ricordare per archiviare. L'atto di archiviare qualsiasi cosa, nome, immagine, evento, conferisce implicitamente una qual dignità che la cosa, il nome, l'immagine, l'evento non possedevano. Si può immaginare un progetto
al lato che tenda a costituirsi come rete di cattura e promozione artistica o almeno rituale della cosa ricordata come cosa elencata, archiviata, una piccola resurrection. L'archivio, se prendesse la forma di un oggetto, potrebbe al massimo vantare la qualifica di cosa, cosa che prima non c'era, e niente di più. Il ricordo deve poter essere frammentario e, sebbene riferito al tempo, al momento passato, deve possedere una sua natura riconducibile al presente della persona che ricorda, con l'intenzione di farne elemento archiviabile, assolutamente personale, tra parentesi. Ma è in disordine che questi frammenti, questi ricordi, abitano la nostra mente. Dunque l'archivio, per procedere, deve mettere ordine, non soltanto suggerire nessi, non solo casuali, ma anche analogici con altri ricordi, in una successione che ricorda il punto di fuga. Un archivio così concepito si presenterà come un paesaggio, un orizzonte ricordabile. Deve esserci un confine del passato, al di là del quale non si può andare, ricordare. Come altra ricerca parallela sono pensabili liste di nomi di persona senza altro ruolo che quello di essere ora ricordati da noi, soggetti in gran parte dimenticati perché dimenticabili, ma adesso ricordati. L'archivio non deve essere una storia, ma un atto o strumento che cambia di segno il dimenticato e lo trasforma in ricordato. La trasformazione è innocua? Con la sua evidente inutilità pubblica o sociale, la costruzione di questo oggetto archivio è riconducibile all'attività dell'arte nel dominio del banale: raccolta, conservazione, collezione, accumulazione, nomina, attribuzione di significati anche casuali, ma anche della fruibilità simbolica ad libitum del registro, rubrica, regesto, catasto, anagrafe, in forme cartacee o informatiche. Fascinano gli elenchi telefonici, inquietante seduzione archivistica dei cimiteri, degli ossari, e questo a prescindere dalle qualità estetiche o etiche del ricordo. Il materiale così raccolto o ulteriormente raccoglibile può fornirci spunti di comicità che definirei ora fanciulleschi, se non infantili, nel senso meno negativo del termine. La cosa ricordata, in prevalenza legata al nome di una o più persone, è stata da me annotata insieme ad altre in schede manoscritte secondo il criterio del momento in cui le persone e le cose sono state ricordate. Le schede così concepite si sono prestate alla manipolazione, rilettura, correzione e aggiornamento con i medesimi criteri e tecniche personali impiegate da me nel disegno e nella pittura. Sul retro di molte delle 60 schede sono state incollate fotocopie di frammenti di fotografie dei personaggi trovati negli album e raccolte familiari, via via ricordati. Immagini cercate per lo più dopo averle ricordati, a corredo e controllo del ricordo. Qualche retro di fotografie è stato invece utile solo per la ricostruzione corretta dei nomi. I confini temporali dell'archivio e dell'esercizio di memoria sono stati tenuti, come previsto, entro il limite dei 60 anni dal 1924 al 1984, trascurando quanto accaduto dopo questa data. Questo progetto, iniziato il 12 dicembre 2008, è stato dunque da me portato avanti redigendo
una sessantina di schede manoscritte, ognuna delle quali ha preso in esame persone e luoghi venuti alla mente in modo abbastanza casuale, lasciando cioè che in essi, fra i ricordi, si ponessero in azione in modo non preordinato, non diversamente da come le tracce casuali del dipinto da me evocato si diramavano intersecandosi nello spazio di quell'opera. Le schede, in gran parte corredate di immagini pertinenti, sono state riunite senza un particolare attenzione e una loro possibile e fedele cronologia. L'insieme di questo materiale avrebbe potuto costituire il nucleo centrale di un oggetto non diverso da altri da me prodotti, conservati per mio uso o dispersi nelle mani altrui. Avevo anche infatti immaginato un contenitore trasparente, una sorta di urna scatola cranica, da dare a vedere a terzi. Questa deriva, tra virgolette, artistica, mi è parsa subito fuori luogo, così come il pacco delle schede, nella loro disomogeneità, mi è apparso di giorno in giorno più inquietante. Ho dunque preferito lasciare a una registrazione in video montata poi a schermi plurimi la parte iniziale, la visione appena accennata del materiale, scrittura immagini, accompagnandola con la registrazione di un vecchio filmetto Patebevi girato da mio padre su pellicola 9 mm a perforazione centrale, nel quale figurano diversi personaggi ricordati nel corso della redazione delle schede. È subentrata a questo punto una fase di riflessione conclusiva sull'operazione fin qui descritta. Riassumo qui di seguito alcune considerazioni pertinenti a questa seconda e ultima fase. L'atto di ricordare che avevo all'inizio giudicato innocuo ha dimostrato di non essere affatto. Infatti, ricordare è spesso umiliante, se non doloroso, certo fastidioso. Si ripercorre la pochezza, il fatuo, la mala sorte, l'errore. Ricordare è scoprire il rimpianto, ma anche il rancore, il rimorso per le occasioni fallite, per scarso coraggio o per l'altrui violenza. Ricordare è mettere in prospettiva i lati manchevoli del proprio carattere, il bisogno mai abbastanza corrisposto di amore e protezione. Ricordare è riscoprire i presupposti di un'esistenza rivelatasi manchevole, il fallimento generazionale dei nati ed educati durante la dittatura fascista. Ricordare è accorgersi degli amici e conoscenti perduti o travolti nei lunghi anni di guerra e scoprirsi soli e ingrati sopravvissuti al loro posto e per puro caso. Ricordare è rivedere da sopravvissuti i momenti che la morte ti è passata accanto. Ricordare è capire di aver perso o dimenticato anche l'affetto dei luoghi, paesi, case, oggetti, abitudini che parevano allora indispensabili per vivere, pensare, inventare. Ricordare è scoprire la irrimediabile, conclusiva mancanza di una personale prospettiva giustificativa dello spreco della propria vita, della mia vita. Furono il caso, la pulsione del desiderio di un momento, la insufficienza culturale, la scartezza di autoanalisi a dettare decisioni anche gravi, scelte, rinunciate o sbagliate, che sarebbero state invece necessarie per costruire in modo più giusto le fondamenta del successivo esistere. Ora ricordo e mi stupisco, ora ricordo e mi chiedo, ma ero proprio io? Come ho fatto a non capire, anzitutto me stesso? Come ho fatto a passare attraverso epoche, giorni, momenti fatali durante i 60 anni, 1924-1984, posti come soggetto di mia ricerca, quasi fossi un oggetto gettato a vivere in quel secolo, in questo infausto paese? Quello che intendevo per arte della memoria segna qui uno stopasso e esige una specie di bilancio, pone alcune domande ulteriori, domande chiavi alle quali non è facile rispondere. Che cosa si salva? La mia capacità di sopravvivere, o meglio di convivere
con un proprio bilancio in perdita, si salva la inesauribile voglia di amare e il bisogno di essere comunque amato, si salvano le parole della poesia e le immagini da me scelte per supplirne analogamente l'uso, quanto ho fin qui posto a conclusione si riferisce, è evidente, esclusivamente alla sfera personale e va visto entro i confini temporali del ricordare personali scelti fin dall'inizio. La storia è un'altra cosa. Sono fonti, documenti, vaglie di opinioni, confronto con gli altrui punti di vista, eccetera. La storia si avvale della scienza così come dei testi omerici. La storia è la fonte critica che mette a rischio e smentisce chi inventa o travisa fatti per produrre ipotesi di parte. Non ho voluto far lo storico di me stessa. Mi sono confrontato con un gioco che, leggero e superficiale, si è poi rivelato generatore di grande malinconia. Sono stato fedele al bagno di pensieri in cui affonda il mio passato e ho vagato a zigzag in questo incerto, balenante territorio della memoria personale. Ho seguito le disordinate, casuali tracce di quel mio antico dipinto. Questa scorribanda nella memoria, che chiamerò ancora una volta per intenderci opera d'arte, voleva solo verificare se ero in grado di formulare, raggiungere un personale confine del ricordare. Ma il definitivo esito tragicomico dell'operazione, per come poi mi sia rivelata, non può che essere la scelta dell'oblio, di una benefica personale amnesia che ho realizzato oggi, 10 febbraio 2009, dando alle fiamme l'intero gruppo delle 60 schede che formavano l'archivio. Un piccolo rogo, un evento finale portato a termine davanti all'obiettivo della mia telecamera accesa.